30 anni, come averli, ma non dimostrarli. Il gemellaggio tra la città della fortuna e la città di Rastatt rimane solido più che mai. Anzi, sembra che col passare del tempo si ritrovino nuovi spazi per scambi e sviluppo turistico, al quale in occasione di questa ricorrenza si vuole dare un nuovo impulso. Gli eventi per commemorare questo importante traguardo a Fano erano iniziati sabato 2 maggio con una mostra nella chiesa di San Michele, per toccare poi l'apice sabato pomeriggio scorso con la cerimonia ufficiale al Teatro della Fortuna di Fano, dove alla presenza di oltre 150 cittadini rastattesi e tanti fanesi, i due sindaci si sono scambiati omaggi e ricordato l'ormai lunga amicizia che lega i due comuni. Devo dire che la risposta è stata molto bella, perché abbiamo in questi 4 giorni avuto tantissime presenze di amici della città di Rastatt, ma tante altre sono previste nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come altri gruppi sono venuti il mese scorso. La comitiva tedesca, al seguito del borgomastro, ha trascorso un fine settimana ricco di appuntamenti tra escursioni e spettacoli, grazie anche alla presenza di Sapori e Motori, dove era presente uno stand della città della Piana del Reno con prodotti tipici e informazioni turistiche. Tre cose sono la città antica di Fano, la festa del mare e anche il carnevale, è una cosa del genere, un spettacolo del genere.